Oggi siamo alla periferia estrema di Milano e come le periferie di tutte le grandi città ci sono soltanto palazzoni tristi e grigi, traffico impazzito e frotte di pendolari che sognano soltanto lo smart working. Siamo venuti in via Cilea, qui ogni giorno i destini di decine di persone si incrociano, storie di successi e storie di sconfitte. Siamo alla motorizzazione civile. E già, è qui che si tengono i temutissimi esami per fare le patenti, gli esami teorici e gli esami pratici tra birilli e prove su strada. Ma c'è un tamtam che si sta diffondendo che dice la patente A si fa senza esame. Cosa c'è di vero? Cosa c'è di falso? Vediamo di capirci qualcosa. Se non avete la patente non c'è niente da fare. L'esame va fatto con tutti i crismi, quindi teoria con i quiz, prova pratica tra i birilli e su strada. Non ci sono scorciatoie, non si può pagare, è tutto illegale. Se invece avete la patente A1, quella cioè per guidare moto fino a 125 e con al massimo 15 cavalli, o la A2 per moto fino a 48 cavalli, la situazione si fa piuttosto interessante. Lo volete vedere? Sì! C'è ora una nuova legge che dice espressamente che il passaggio da patente A1 a patente A2, da patente A2 a patente A3, si può fare anche presso le autoscuole, pagando. Here comes the money. Here we go. E seguendo un corso diviso tra teoria e pratica della durata minima di 7 ore. Resta comunque valida la vecchia via che prevede un esame pratico da fare in motorizzazione tra birilli e prova su strada. E vediamo un po' di casi più o meno particolari. Si comincia con la patente B, perché in Italia con la patente dell'auto si possono guidare moto fino a 125 con 15 cavalli, praticamente come una patente A1. Che si fa se si vuole passare a una patente A? Mi spiace, bisogna venire qua in motorizzazione, perché la nuova norma prevede espressamente i passaggi da A1 ad A2 e da A2 ad A3. Niente da fare quindi per la B. Ci sarebbero anche dei problemi di armonizzazione con le normative europee. Avete solo la patente AM per i cinquantini? Peggio per voi, mi spiace. In effetti è la patente moto più sfigata che ci sia. Non rientra in questa nuova normativa, per cui per il passaggio alla A1 e poi andare avanti bisogna rifare completamente gli esami in motorizzazione. Non ci sono scorciatoie. Era così prima ed è così adesso. Caso particolarissimo, le patenti B conseguite dall'1/1/1986 al 25/4/1988. Ora ci spostiamo nel traffico. Con queste patenti in Italia si guida qualsiasi moto, all'estero nessuna, non sono valide in Europa. Per renderle valide all'estero occorre andare in motorizzazione e sostenere un esame pratico. La nuova normativa non le prende in considerazione, quindi nessuna scorciatoia. Questa è tutta la teoria. Ma allora, la nuova strada conviene davvero? Bisogna pensarci. In motorizzazione i tempi sono biblici. Tra l'avere l'iscrizione all'esame teorico e arrivare al patentino in mano, passano molti mesi. Con le autoscuole il tutto si potrebbe risolvere in un paio di settimane. Ma i prezzi? Anche questo è un argomento da tenere bene in considerazione. Per quel che riguarda le autoscuole, ancora non ci sono, ma si parla di cifre superiori ai 500 euro. In motorizzazione, se fate tutto da soli, code comprese, siamo sui 150 euro. Con l'aiuto delle autoscuole si può andare anche sui 350-400 facendo pochissime guide. Ultima cosa da tenere a mente per fare le vostre valutazioni è la questione del foglio rosa. Da poco, infatti, con il foglio rosa si può andare dappertutto in Italia senza alcuna limitazione. E il foglio rosa dura un anno, quindi tutta questa fretta per fare l'esame proprio non c'è. Ho tenuto per ultima la notizia forse meno piacevole. La legge c'è ed fa parte della normativa dello Stato italiano. Manca però il decreto attuativo. Cosa vuol dire? Che la normativa non è ancora operativa, quindi è inutile che corriate all'autoscuola più vicina a casa. Per il momento non se ne fa niente. Quanto tempo ci vorrà? I più esperti dicono un paio di mesi. La storia racconta altro. Per alcuni decreti attuativi ci sono voluti anche anni. Staremo a vedere. Noi intanto ci vediamo molto prima. Alla prossima. Ciao!